Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo in un angolo del complesso religioso di San Pio da Pietrelcina. Queste cinque immagini, attraverso dei fotogrammi, ci raccontano la straordinaria vita di Padre Pio da Pietrelcina. E oggi qui voglio condividere la testimonianza di Maria Pia Bagnasco, che ci racconta due straordinari interventi di Padre Pio nella sua vita. Maggio 1962, Maria Pia stava per nascere. La sua mamma, a causa di una grave complicazione, rischiava di perdere la vita durante il parto. Mio padre non vi pensò due volte, prese la sua bianchina e dopo un viaggio estenuante di 3 giorni arrivò qui a San Giovanni Rotondo da Padre Pio, racconta Maria Pia. Padre Pio gli disse: ritorna a casa e prega, vedrai che tutto andrà bene. Il giorno del parto, durato ben 48 ore, racconta Maria Pia, sembrava segnato dalla tragedia, ma quando la mamma pronunciò il nome di Padre Pio, le acque si ruppero immediatamente. E con molta difficoltà io nacqui, però andò tutto bene, come predisse Padre Pio. La seconda esperienza miracolosa che racconta Maria Pia avvenne diversi anni più tardi, nel 1989, quando la stessa Maria Pia era in attesa di suo figlio. Il ginecologo, dopo un'ecografia, siamo nell'ottavo mese di gravidanza, le disse che il bambino era ancora in una posizione podalica e scrive: avrei dovuto fare un taglio cesareo. Io ero sconvolta, mi inginocchiai davanti ad una foto che avevo di Padre Pio e lo pregai. Gli dissi che ero nata grazie alla sua intercessione, pertanto pregavo di non abbandonarmi in quel delicato momento della mia vita. Poco dopo, nel giorno del suo compleanno, Maria Pia sente il bambino che si muoveva continuamente all'interno del suo grembo. Tentava di girarsi. Per 3/4 d'ora, scrive, io ho sentito il mio bambino che provava a girarsi ma non ci riusciva. Allora, dopo un ultimo tentativo, sentì chiaramente che diede una forte spinta e lo sentì capovolgersi dentro al mio ventre. Il ginecologo, stupefatto, nell'ultima ecografia prima del parto disse: ma io in 30 anni di carriera non ho mai visto una cosa del genere, che un bambino si girasse da solo a 15 giorni dal parto. Maria Pia conclude la sua testimonianza con parole piene di fede. Padre Pio mi è sempre stato vicino, nei momenti più bui della mia vita ho sentito chiaramente la sua presenza e gli interventi per ogni mia necessità.